Che bella, mamma mia! Il primo bisteccone, ragazzi, lo porto io. Applauso finale a Paola! Ciao amici di Bracevi Ancora, nuovo video. Vi dico subito dove mi trovo, sono all'interno di una delle macellerie più interessanti di Roma. La macelleria si chiama Da Fulvio e Federica, vi dico subito l'indirizzo, largo 1001, zona Torrevecchia. Perché sto qua? Perché questa è la prima macelleria di Roma, ragazzi, che si è inventata le cene in macelleria, cioè non è che se l'è inventata, l'ha messa come organizzazione, propone le cene in macelleria. Che succede? Che alle 8 praticamente chiudono la serranda, salutano i clienti, allestiscono sto tavolo conviviale e organizzano una vera e propria cena, tutto un menù carnivoro, che è una gran figata. Ora voi mi direte, che è una novità, al sud già lo fanno, al nord qualcuno lo fa, Cecchini ci ha insegnato, è un maestro in questo, e a Roma sta macelleria condotta da Fulvio e Federica, dopo vi presento, che ha pensato bene di fare questo format, e ogni venerdì qui all'interno della macelleria ospitano 15, 16, 18 persone, quelle che si prenotano. Noi oggi vi facciamo vedere dall'inizio alla fine questa cena, e questo è proprio l'inizio, ragazzi. La tavola qua dietro è apparecchiata, fra qualche minuto arrivano tutti quelli che si sono prenotati. Costo 60 euro comprensivo di tutto, caffè, bevande e dolce, ma che volete di più? T'ho visto, stavi a scrivere, io ti ho visto, tu stavi scrivendo 60 euro è caro. Ecco, se per te 60 euro è caro e non hai ancora visto quello che ti daremo da mangiare, fai così: vatti a comprare le sottilette in offerta da Euronics e mangiati solo quelle per il resto della tua vita. Oh, ma che ancora non avete prenotato per venerdì prossimo, te possino? Vabbè, lei la conoscete, ragazzi, praticamente che ha fatto? Ha interagito con Fulvio e Federica, che sono i proprietari della macelleria, e hanno creato un menù insieme. Esatto. Che menù è? Diciamo un po'. Esatto. Allora, questo menù rappresenta la personalità di Fulvio e Federica. Ovviamente ci sono varie materie prime che troverete anche qui in macelleria, però sono lavorate in maniera diversa, con un'idea di ristorazione. Quindi sarà un percorso a partire dalla porchetta che loro artigianale. E poi la vediamo il percorso, sì, che sì. Rappresenta la loro personalità, e io gli ho dato una mano praticamente ad entrare in quello che è il concetto di ristorazione. Bene, okay. Quindi se avete una macelleria e volete iniziare a fare le cene e non sapete da dove partire, chiamate Paola e vi assicura che non vi fa il menù uguale a Fulvio e Federica. No, assolutamente no. Ad esempio, nel menù di questa sera ci sarà la loro porchetta, che ci sono due porchette che qua vanno via tipo due al giorno di ognuna, che le sfornano in quantità industriale, fanno sia la porchetta di maiale che la porchetta di vitella, che sono favolose, e quindi c'è un entrée con la bollicina che rappresenta questa loro preparazione. Per poi passare, poi c'è una cosetta figa, perché siamo sempre a Roma, qui i primi non ce ne sono, ok? Quindi troverete, per quanto riguarda la cena, tutto quanto un discorso carnivoro, certo. Partire dal bisteccone frullato. Perfetto. Eccetera. Tu vai di fretta, ti vedo. Sì, vado di fretta, Michele. Poi io devo iniziare a fasci i piatti. Ciao. Ok, ci vediamo dopo. Ciao. Lui è Fulvio, è il proprietario della macelleria. Ok? Fulvio, tu sei il primo a Roma che si è inventato sta cosa. Sì. E cena in macelleria, come ti è venuto in mente? Beh, ci è venuto in mente perché è una cosa che pensavamo già da tanti anni. Ti piace, no, sta sì, cosa? Sì, è bella, piace, perché comunque il conviviale aiuta. Se sta bene insieme. Si parla, si conoscono, è una bella... È divertente. Una bella cosa, sì, è uscito una bella cosa. Fulvio è l'esempio di come la macelleria moderna si deve, diciamo, ripensare, no? Sì, okay. Sì, perché è un'evoluzione continua. A 360 gradi. È come la cucina, cioè esatto. È un'evoluzione continua, c'è sempre da imparare, sempre da scoprire, da inventare. E così è la macelleria oggi. Beh. Ragazzi, sono le 9:05. La gente sta entrando, noi ci prepariamo per sta cena, io do la mano ai tavoli. Vai. Oggi. E io ti aiuto. Okay. Lui ci dà una mano alle riprese. Perfetto, meglio di così. E raccontiamo sta serata. Ok. Bene, guarda Paola concentratissima, guardala. Non sta concentrata, di più. <De più. ride> Signori, ben arrivati, intanto un prosecco per iniziare, ok? Discorso iniziale fatto, ho presentato tutti, ho presentato Fulvio, Federica, Paola, abbiamo spiegato, diciamo, il discorso iniziale come era giusto e doveroso che fosse.
si inizia con una doppia porchetta, qui durante la giornata sta porchetta praticamente ne vendono a scatafascio e si inizia con quello, porchetta e bollicine. Paola, che avrebbe di speciale sta porchetta? Questa è la ricetta loro, di Fulvio e Federica, questa, ne vendono una al giorno di questa miele. Tutte le sere infornano una porchetta di maiale e una porchetta di vitello. Beh, buona, buona. Bella speziatina, a carattere, diciamo. Vabbè, è romana, ragazzi, la porchetta di Roma, insomma, si fa sentire, c'ha carattere, c'ha personalità. Guarda che succede, guarda qua, tutta la crosticina bella untosa e goduriosa al doppio. Ah. Paola, praticamente lì le porchette se le sono mangiate tutte. Ora che arriva? Adesso arriva il pizza di tartare. Arriva una doppia tartare. Una è una tartare classica e un'altra è una tartare sul midollo. Tu che sei un macellaio di vecchio corso, 20 anni fa con i midolli che ci si faceva? Il brodo. Sì. Manco si usava. Perché si usava la parte dell'osso con i nervetti. Quindi 20 anni fa proprio. Sì. Parola di macellaio di vecchio corso, fino a 10-20 anni fa il midollo era la parte sfigata. Boh, guardate ragazzi, l'unione tra lo chef capace e il macellaio bravo che vi fa vedere. È una battuta di scottona, condito semplicemente con sale Maldon, con pepe, olio Evo, un olio delicato, in questo caso un olio di toccolana e è dello zeste di limone. Poi ci ho messo una cipolla agrodolce sopra. Uh-huh. Ok. Poi un crumble di olive. Sì. Nere. Queste sono olive di Itri. Sì. Ok. E poi lo chiudo con un'emulsione alle erbe aromatiche. Che bella, mamma mia. Quest'altra invece è un grande classico, diciamo, un abbinamento molto classico, perché è sempre la stessa base di tartare con del fungo porcino, una fonduta di grana, un crumble di noci e poi lo chiudo con della maggiorana. E lo chiude con la maggiorana. È sempre un giro d'olio a finire. E vai col tango, grazie, ora assaggio. Bisogna essere bravi a prendere il midollo qua sotto che è diventato gelatinoso e a prendere tutto quanto il resto. Vabbè, normale che un po' cada. È molto delicata, è molto intrigante, è una carezza, è una coccola, molto in bocca, è voluttuosa, è fresca, c'ha la giusta sapidità. Sta tartare sul midollo c'ha un equilibrio pazzesco come raramente si trovano nelle tartare. Il rischio quando mangiate la tartare sul midollo è che sia grassa, no? Che il midollo ha un che di grassezza. In questo caso la tartare e tutte le componenti rendono fresco questo piatto. Eccezionale, buonissimo. 10 lode, il mio piatto preferito. Assaggiamo questa che è un grande classico. Il bello delle tartare che realizza Paola è che non sono mai eccessive. Non coprono mai la carne. Allora, mi hanno sgridato perché ho preso il piatto troppo velocemente e il midollo ha fatto... Allora, a giudicare da come hanno raschiato l'osso, direi che è piaciuta. Sono contenta. Oh, possiamo quindi dire tranquillamente che è molto buona ed è apprezzata. Ah, quindi posso dire che la mia tartare col midollo è safaissimo? Sì, te lo puoi dire. Oste, olè. Com'è il vino è safaissimo. Ma in questo caso è anche mortacci quanto è buona. No, hanno apprezzato tantissimo, guardate ragazzi. Che polpette sono queste? Questa è la ricetta di Federica, sono le polpette, l'impasto che trovate qua in macelleria. Non la svelare mai a nessuno, ok? Mi raccomando. Poi me la dici dopo a telecamere spente. Questa è la base della carbonara, la classica carbonara. Quindi l'idea è di ricreare lo stesso sapore in bocca che si ha con uno spaghetto alla carbonara, ma con la carne. Chi l'ha assaggiata mi dice che non ha per nulla nostalgia della carbonara classica. Ok. Poi andiamo con un po' di pecorino, perché siamo sempre a Roma e il pecorino s'abbonda sempre. Questo è guanciale di altissima qualità che hanno loro qui in gastronomia. Vai guanciale come se non ci fosse un domani. Giro di pepe. E mo devi mangiarmi che... Io piglio tutto, eh. Tu diresti che sono polpette safaissime, molto buone. Vabbè, io le assaggio. Belle di carattere, proprio romane, si può dire. Proprio romane. Sì. Promosso.
Ma ora vediamo, ragazzi, come tornano dai tavoli, perché questo piatto praticamente ti invoglia a fare la scarpetta. Quindi vediamo come tornano dai tavoli. Infatti stasera ho messo un po' meno crema, perché poi mi arrivavano alle ultime due portate che stavano morti, capito? Quindi ci ho messo un po' meno di crema, perché poi andavano di scarpetta, capito? A te credo. A few moments later. Oh, queste sono soddisfazioni. Madonna. Sei soddisfatta? Sì. Ok, sei soddisfatta? Molto. Ok. 5 minuti di tranquillità. In cucina non ci sono mai. Un minuto di tranquillità. Ok. Per farci vedere i tre bistecconi. Sì, allora, tra una portata e un'altra, sì, ho messo questi tre bistecconi che sono da 2 kg cada uno, cada di vacca uno. Padana, ok? Sì. Li ho messi qui a una temperatura molto bassa. Bene. Per stemperare, affinché la temperatura arrivi al cuore e si ottenga una cottura ottimale, perché mai servire le carni che sono fredde al cuore. Mai, giusto, mai. Michele? Giustissimo. Questo è un dispositivo che cuoce dall'alto, quindi praticamente l'ho appena girata, così piano piano il calore inizia ad arrivare dall'alto verso il cibo. Facciamo un esperimento, visto che siamo adesso in un momento di tranquillità. Lo stracotto è uscito, le bistecche si stanno scaldando. Io microfono Paola, microfono Federica, e dico a Paola, fatti raccontare da Federica come è nato sto stracotto. Allora Federica, qua. Allora, lei è una bravissima cuoca, mo mi devi spiegare come hai fatto questo stracotto, perché questo l'hai fatto te, con sì, tanto amore. Dimmi un po' come l'hai cucinato. Molto tradizionale, come spiegavi prima, cappello del prete, perché è ottimo per questo tipo di stufato, un po' di odori. Che erba ci hai messo? L'alloro, siamo romani, sì, di Roma. Sì, sì. Che ci sta benissimo come aroma. Vino, assolutamente, e cotto 3-4 ore, insomma, quello dipende, ma almeno 4 ore ci stanno. Oh! Immaginate una domenica autunnale, sono circa le 13:30, vi mettete seduti e vi arriva questo. Bevo magnate in attesa che inizia la partita, magari quel giorno la Roma vince pure e te sei mangiato uno stracotto che è la fine del mondo. Ma ancora non avete prenotato per venerdì prossimo? Il link ve lo lascio in descrizione, qua ve lascio pure il numero di telefono. Eppure questo è mortacci quanto è buono. Ragazzi, siamo alle battute finali, praticamente la cena termina servendo queste tre strepitose bistecche, praticamente un tridente, ragazzi, da Champions League, ok? Dovbik, Sulé e Dybala, praticamente. Ok, ora riposano, poi Paola le scaloppa e le serviamo ai nostri amici a tavola, grazie. Ah sì? Piatti bianchi, sì. Chi è che vuole solo la carne? Il primo bisteccone, ragazzi, lo porto io. Le pinze, tre pezzetti, anzi no, tre pezzoni a testa. Iniziamo da fondo tavolo. Io la assaggio con voi. Cottura perfetta, tenera, succosa, succulenta. Qui il mortacci quanto è buono, ci sta tutto. Urrà! Urrà! È stato un piacere. Grazie, ragazzi. La cena è finita, il dolce non ve l'abbiamo fatto vedere come da tradizione, via qua. La bomba, cioè. Ti sei divertito? La Madonna. Hai mangiato? Molto bene. Hai bevuto? Torneresti a un evento del genere? Assolutamente. Perfetto, ora puoi andare, grazie. Aie. Allora, amici di Bracemi Ancora, si sono tutti divertiti. Il video termina qua. Fulvio e Federica vi aspettano nella loro macelleria ogni venerdì. Applauso finale a Paola. Come aiuto! Non ho altro da aggiungervi, ragazzi. Un abbraccio e che la brace sia con voi. Ciao! Cioè, ci vediamo dopo. Ciao! Lui è Fulvio, è il proprietario della macelleria, ok? Fulvio, tu sei il primo a Roma che si è inventato sta cosa. Sì. E cena in macelleria, come ti è venuto in mente? Beh, ci è venuto in mente perché è una cosa che pensavamo già da tanti anni, però non avendo un locale fatto bene, locale giusto per poter fare il suo format, abbiamo aspettato. Poi con l'aiuto di Federica ci è venuto in mente questa cosa e poi ci siamo, diciamo, avvalsi della... Ti piace, no, sta sì, cosa? Sì, no, è bella, piace, perché comunque no, il conviviale aiuta, è una bella cosa, si sta bene insieme. Allora, mo mi dividi. Ci sono due soddisfazioni diverse, un conto è il cliente della macelleria, un conto
e il cliente che viene a mangiare, no? Sì. Sono sì. due mondi diversi, no? Sono due cose diverse, bellissimo, perché ti dà una gioia diversa, si può dire una gioia? Una gioia, guarda, perché quando si siedono... Sono due contenti. Gioie diverse. Bravo, se siedono, sono contenti, gli piace il menù, se sta bene insieme... Si parla, si conoscono, è una bella... Divertente. Una bella cosa, sì, è uscito una bella cosa. Allora, ragazzi, questo è Fulvio, è l'esempio di come la macelleria moderna si deve, diciamo, ripensare, no? Sì, sì, okay. Sì, perché è un'evoluzione continua. A 360 gradi. È come la cucina, cioè esatto. È un'evoluzione continua, c'è sempre da imparare, sempre da scoprire, da inventare. E così la macelleria oggi. È... Tra l'altro, lui c'ha un record, che è la macelleria che c'ha più ordinazioni sul globo, vero? Sì. Quindi sì, se volete certo. Ragazzi andate sul loro sito, vedete quello che propongono, se siete a Roma ve li ordinate sul globo, arriva pure a casa. E il consiglio mio è di venirli a trovare però, perché è uno spettacolo. Ma noi siamo arrivati alla sera, sono le 9 praticamente. Sì, ma se tu vieni qua alle 11 puoi capire che show. Poi comunque sul globo non è che c'è tutto perché venite sarebbe qua. Sarebbe difficile. Alzate le chiappe e venite qua. Bene. Ragazzi, sono le 9:05. La gente sta entrando, noi ci prepariamo per sta cena, io do la mano ai tavoli vai, oggi. E io ti aiuto. Okay. Lui ci dà la mano alle riprese. Perfetto, meglio di così. E vi raccontiamo sta serata. Oh.